Amici di Stream Hardware, benvenuti a questa nuova video recensione. Come vedete siamo in un posto particolare, non siamo alla seduta scrivania, non facciamo unboxing, nulla di nulla, soltanto una ripresa video molto veloce, molto semplice, per farvi capire quella che è la qualità di OK Action Cam. Si tratta di una cam economica, 1080p 30fps, prezzo molto basso, insomma similare a tutte le altre cam economiche che troviamo sul mercato. Guardate che bel posto che siamo venuti a scoprire. Non c'è tantissima neve perché ha nevicato una volta soltanto in modo importante quest'inverno, ne ha portate via parecchie dal sole, però siamo venuti qui più che altro per farvi vedere come funziona questa cam a livello di riprese, di qualità dei video. Chiaramente essendo un prodotto economico non si può pretendere più di tanto, abbiamo dei video di discreta qualità come quello che state vedendo adesso, però non appena ci si comincia a muovere in maniera importante la qualità degrada in modo notevole anche al diminuire della luminosità, come è logico che sia, perché il sensore, essendo di tipo economico, non può fare delle prese eccezionali nel caso in cui ci sia poca luce. Nel complesso si tratta di una cam di, appunto, dicevo, discreta qualità in relazione al prezzo. Certo, c'è questa grossa pecca dei 30 fps, sarebbe meglio riuscire a riprendere a 60 fps, però insomma dipende un po' dal prezzo al quale la trovate. Se trovate questa cam in offerta magari a 39 euro, sicuramente è un ottimo affare, visto anche il gran numero di accessori presenti nel bundle, nella confezione. Ci sono, penso, una ventina tranquillamente di accessori vari, supporti, manubrio, casco, supporti adesivi, supporti angolari, eccetera. Certo, andando a spendere qualche decina di euro in più, si trovano tranquillamente cam 1080p, 60 fps, o addirittura qualcosa in 2K, 4K, ma insomma le risoluzioni 2K e 4K non sono importanti, l'importante è generalmente avere un 1080p di buona qualità. Anche un 30 fps può essere sufficiente se il sensore è molto buono e cattura immagini di buon livello. Tutto dipende dal tipo di riprese che volete realizzare. Come vedete, la ripresa che stiamo realizzando adesso va, direi, benissimo anche a 30 fps. Se volete invece riprendere qualcosa di azione molto molto più veloce, per esempio nel mio caso discese in mountain bike oppure quando andate in moto, sicuramente un 60 fps è più indicato. Se poi volete realizzare anche qualche slow motion, allora a quel punto dovreste andare a cercare almeno 120 fps, possibilmente in full HD. Nel mio caso ho un'altra cam economica che fa 120 fps in 720p, quindi HD ready, e va bene così. Dipende un po' dal tipo di video che volete realizzare. Nel complesso siamo di fronte a un prodotto molto molto economico. Qualità costruttiva devo dire molto buona, e a livello anche di colori, di estetica, siamo su un prodotto superiore rispetto a quelle che sono le cam cinesi di livello molto molto basso, molto economico. Però certo, nel complesso il sensore non è di grande qualità, le foto sono quelle che sono, si è scesi molto a compromessi, forse sarebbe stato meglio puntare perlomeno a un 1080p 60 fps, però insomma questa è una scelta del produttore e ha deciso di inserire un sensore a 30 fps. Non so se a livello hardware sia fattibile 60 fps, magari implementabile a livello firmware. Se lo fosse, appunto, se fosse implementabile a livello firmware, sarebbe bene che questa cam venisse aggiornata in modo da garantire appunto il 60 fps. Ne raccomando l'acquisto a chi vuole comprare una cam per la prima volta, vuole sperimentare un po' come funzionano, chi ha un budget molto ridotto, chi cerca una qualità costruttiva buona a prezzo basso, e in genere a tutti coloro che non hanno bisogno di riprese ad alti frame per secondo. Se invece potete spendere un pochettino di più, il mio consiglio è di andare nella fascia verso i 100 euro, dove si trovano prodotti a livello hardware un pochettino superiori. Vi lasciamo quindi ai nostri video di prova, sperando che vi piacciono, sperando che siano sufficienti per valutare le caratteristiche di questa cam. Ci scusiamo se magari l'audio sembra cattivo, è cattivo, questo perché notoriamente le cam
non hanno, soprattutto quelle economiche, non hanno un audio molto molto buono. Qui la stiamo usando senza il case protettivo, il case subacqueo possiamo dire, e già l'audio non è perfetto. Se aggiungete appunto ancora il case, l'audio chiaramente degraderà in maniera veramente, veramente importante. Vi lasciamo quindi ai video di prova e noi ci risentiamo per la prossima recensione.